Ovviamente crisi di governo, composizione del nuovo governo, ci faceva piacere averlo con noi. Sindaco Pizzarotti, ben trovato. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera, insomma, stavamo dicendo prima che in qualche modo lei può essere visto come una specie di precursore di questa nuova maggioranza che era abbastanza imprevedibile fino a qualche giorno fa, direi che sì, non è esattamente calzante, direi che noi abbiamo fatto un percorso legato a sia alla coerenza che ai contenuti, cosa che non ha fatto il Movimento 5 Stelle. Oggi è evidente che questa alleanza che si delinea, perché io poi aspetto tutte le fasi finali, i ministri e tutto il resto, si delinea in un modo in cui si passa nel giro di 2 settimane dal centrodestra al centrosinistra, quindi è evidente che non è un tema valoriale, neanche un tema di obiettivi o di contenuti, ma solamente di comodo, evitare di andare alle urne per prendere sicuramente un risultato pessimo, ma io non so se sarà più pessimo questo governo, che va capito se partirà e, come dire, sulla base di che principi, ma soprattutto con che durata, che è questa la vera variabile. Oh, sindaco, intanto risaluto, perché è con noi anche il giornalista Roberto Ringa che ci ascolta, e quindi mi farebbe piacere poi che intervenisse. Ma sindaco, diciamo che la sua caratteristica proprio è sempre stata, a parte quella dell'amministratore che ha dimostrato capacità nella sua città, ma anche di avere una certa lungimiranza politica da chi era dentro il Movimento 5 Stelle, adesso nell'analisi di ciò che potrebbe essere, no, futuribile, perché molti stanno anche sostenendo la tesi che se questa alleanza dovesse durare, visto che ci sono delle amministrative interessanti, Salvini sta di nuovo pensando a questa campagna elettorale, chiama la discesa in piazza, no, nei prossimi fine settimana fino al 19 ottobre. Secondo lei potrebbe essere ipotizzabile, visto che il Movimento 5 Stelle perde quando poi si tratta di regionali? Ma dubito anche qui, perché anche quando era il governo con Salvini, con la Lega, non ha poi di fatto mai fatto alleanze in vista delle altre livelli amministrativi. Perché? Perché non c'è la capacità negli altri livelli, quindi la scelta dall'alto è vietare, perché alcuni, non mi ricordo in quali casi, l'Abruzzo penso, avessero chiesto di provare a fare altre alleanze, altre aperture, magari non col PD ma con liste civiche regionali, e la linea era stata: si va sempre da soli. Mentre a livello nazionale, dove c'è un altro tipo di contesto, ma soprattutto un altro tipo di possibilità di potere e di gestire determinate situazioni, allora abbiamo scoperto, vuol dire, in questi giorni, qualcosa che un anno fa era inaspettato per me, che il Movimento 5 Stelle potesse essere alleato di qualcuno, e invece con dei giri di parole, con contratti che non erano più accordi e quant'altro, hanno fatto un governo per più di un anno. Oggi, anche qui, la fantascienza che il Movimento 5 Stelle andasse col PD dopo che lo offendeva fino all'altro giorno ed è stato sicuramente il nemico numero uno. La differenza della Lega è stata, la Lega è sempre stata abbastanza ignorata, salvo per i 49 milioni, il PD evidentemente no. Io non so cosa dirà la base e soprattutto cosa diranno anche i sondaggi in termini di consenso, perché questo scostamento, questo altalenarsi verrà pagato, questo è sicuramente. Mentre è una disintegrazione dal suo punto di vista di ciò che rimaneva, perché anche tante battaglie che stava portando avanti il Movimento 5 Stelle, che ha perso, no, strada facendo, cioè l'ultimo baluardo poteva essere rappresentato dal chiedere con insistenza il taglio dei parlamentari, perché di fatto sappiamo tutti che col taglio dei parlamentari non si risana l'Italia, no? Però sì, e soprattutto senza una modalità chiara. Questa è un'altra tipicità del 5 Stelle, cioè facciamo una cosa per farla, per il gusto di mediatico di farla, senza poi fare il ragionamento di cosa accadrà dopo. Adesso potrei citare la cittadinanza: noi lo facciamo, diamo i soldi, poi i navigator li facciamo dopo 6 mesi, poi i controlli li facciamo in pochissimi e i risultati sono davanti agli occhi di tutti. Stessa cosa, voglio dire, il taglio del parlamentare li tagliamo, poi quale sarà il bilanciamento delle regioni, perché non è il tema del taglio del numero, certo, come sempre, ma è come si fanno le cose, perché è evidente che ci sono altri stati che fanno con molti meno parlamentari, quindi, voglio dire, si può rappresentare tranquillamente lo Stato e le regioni in un modo, come dire, numericamente inferiore, ma il tema è qual è l'equilibrio poi nelle regioni della rappresentanza per cercare di coprire il territorio.
Oh, trasformazioni politiche negli anni ne ha viste tante Roberto Renga, quindi immagino che una domanda al sindaco la voglia fare. Sì, io non sono molto sorpreso, però una domanda volevo fare al sindaco. Allora, quando nacque il Movimento 5 Stelle e poi si arrivò alle elezioni, quelle che contano, le elezioni politiche, molti elettori si sostenne, ma sicuramente probabilmente è vero, dal PD passarono al Movimento 5 Stelle ritenendo che potesse essere anche un partito di sinistra, anche se Di Maio diceva non siamo né sinistra né destra. Ecco, adesso quegli elettori... L'ha ribadito ieri poi, tra l'altro. Sì, l'ha ribadito. Ecco, però mi chiedevo, questa è la base, ma il vertice? Nel vertice chi c'è di sinistra? Che in teoria possa andare d'accordo in futuro con il PD, anche se parlare di sinistra per il PD forse è un po' esagerato. Sì, ecco, questo, c'è anche questo tema, però è evidente che la linea dei 5 Stelle è fatta dalle persone, dai vertici, da chi si è ricavato una corrente, ancorché loro non vogliono ammetterlo, e quindi è evidente che Fico è più di sinistra, Di Maio è più di destra, insomma è tutta la prima ora del 5 Stelle, a partire dall'Emilia Romagna, era più di sinistra perché la storia della regione, quindi probabilmente la storia familiare e valoriale, era più di sinistra. Quando nel 2013 c'è stata, diciamo, l'infornata dell'elezione di tutti i parlamentari che pian piano poi hanno preso spazio, hanno preso anche potere decisionale, quindi di incidere su tutte le nuove leve, è evidente che c'è stato uno sbilanciamento sul centro-sud in chiave, il centro-sud è sempre stato più di centro-centrodestra più che di centro-sinistra, e quindi pensiamo al direttorio che era composto su... Abbiamo forse perso il collegamento con il sindaco Pizzarotti. Oh, che peccato, che è una persona interessantissima. E adesso forse lo ricopriamo. Intanto diamo aggiornamenti su quello che sta succedendo. Alla Juventus è capitata la quarta, il Locomotive. Sì, infatti anche l'Atalanta è capitata nel girone del Manchester City con Shakhtar e Lione. Quindi l'Atalanta uno spiraglio per passare il turno forse ce l'ha, sì. Secondo me. Non è andata male. No. Adesso il Napoli è capitato il Genk insieme al Liverpool. Praticamente sì. Sono chiusi tutti quanti i gironi, però abbiamo recuperato il sindaco Pizzarotti, così finiamo di fare il ragionamento con lui. Certo, e prima di sapere l'avversario dell'Inter, dai. Oh sì, stava terminando il ragionamento, sindaco. Ci sente? No, credo che ci sia un viva voce forse nel caso. Noi rientriamo praticamente nella diretta del sindaco. Tentiamo un'ultima volta con il sindaco. Ecco, adesso ci sente. Sì, si è interrotto mentre stava facendo un ragionamento su destra e sinistra all'interno del Movimento 5 Stelle. Sì, di fatto che è rappresentato soprattutto dalle persone. Quindi c'è stato un momento in cui sicuramente le persone più di centrodestra hanno preso il potere, pensando a Di Maio, ma lo stesso Di Battista e altri. E oggi, anche per necessità, diciamo che i vari Fico, Mora e altri, che magari hanno più una storia o dei valori di centrosinistra, stanno cercando di far valere il loro peso. Ma centrosinistra e centrodestra, dei singoli, non sposta quello che alla base ha sempre pensato o che gli hanno sempre fatto pensare. Se tu per ormai 10 anni gli hai sempre detto il PD rubano, sono brutti, cattivi, fai fatica oggi a dire... Sì, no, vabbè, però siamo insieme per necessità, insomma. Adesso voglio vedere cosa ne uscirà. Io immagino che ci potremo riascoltare da qui a breve, sindaco, se lei avrà voglia, perché ci sarà la composizione di questo Conte Bis, sarà interessante ragionare di nomi. Ci auguriamo, perché questo è un auspicio di tutti quanti, che prima o poi ci torni a parlare seriamente e pragmaticamente di contenuti. Grazie al sindaco Pizzarotti. Grazie a voi. Buonasera.